Ciao a tutti ragazzi, su Gelato 81, benvenuti a questa nuova parte della guida di Paco in Bianco. Sostella. Allora, oggi andremo a catturare il nostro terzo Pokémon, no, quarto Pokémon leggendario, che è l'ultimo dei tre, non so neanche io come chiamarli, cavalli, no neanche, comunque dei tre Pokémon leggendari che si trovano in questo gioco. Allora, voliamo alla via Vittoria. Eccoci qua. No, sinceramente non volevo proprio volare qua, eh. Bisogna salire in alto. Sinceramente non mi ricordo come si fa ad arrivare lassù in aria. Vabbè. Saliamo sempre, prima o poi arriveremo. Direi di no. Tanto qui gli allenatori li ho battuti tutti. E dato che in questa parte, come sapete ormai bene, catturerò soltanto uno dei Pokémon leggendari. Non li catturerò tutti, cioè no, nel senso che catturerò solo uno in questa parte e non ho nient'altro da fare, possiamo tranquillamente, eccoci qua. Comunque se riuscite a volare sino a qua, fate meglio, riusciremo a catturare il nostro terzo Pokémon leggendario che si trova esattamente qui dentro. Eccolo qua, sala del cimento, non so cosa c'era scritto. E facciamo partire la nostra sfida. Eccolo qua. Terracchio. Livello 42. Da-dan, da-dan, da-dan. Allora. Fiatato siamo, forza. Andarci molto piano. Con sti Pokémon perché basta poco per ucciderli. Ok, direi che è subito ordine di tirargli Ultra Ball. Oh, per un pelo, stavo già per catturare. Ecco, adesso muore Amber. Usa un altro Pokémon. Uno, due, tre. Sì, preso Terrakion. Mamma mia, oh, non pensavo fosse così semplice catturarli. Mi sembrava molto più complicato. Invece, cioè, li ho catturati veramente con molta facilità. Vabbè, tranne il primo che, come ho detto nella parte precedente, mi sono sbagliato e avevo utilizzato il trucco della cattura. Però anche gli altri due, Virizion e Terrakion, veramente. Diciamo che l'ha catturato in scioltezza. Comunque, abbiamo catturato anche lui, Terrakion. In questa parte non farò altro. Vi dico solo che nella prossima parte andremo a catturare un altro Pokémon leggendario. Che diciamo fa parte dei Pokémon tipo Drago, se non sbaglio. Comunque, per catturarlo bisognerebbe passare dal di qua. Adesso vi faccio soltanto vedere. Brevemente, allora bisogna passare dalla parte opposta e non mi ricordo sinceramente come si fa. Penso che bisogna scendere di sotto da qualche parte. Quando ci riuscirò, ah, eccoci.
Digital Chef. Adesso sbucheremo dalla parte. Ah, qua c'è una bowl. Squama bella. Ed ecco, adesso qui butto giusto masso. E direi che possiamo anche proseguire, dai. Sì, forse la faccio in questa parte. Addirittura. Allora, qui dentro si trova appunto la grotta che ci permetterà di arrivare al prossimo Pokémon leggendario, che è Kyurem. Allora, adesso innanzitutto esploreremo un po' questa grotta. Non che sia, dai, difficile da esplorare, perché è molto semplice. Qui si trova un pezzo stella. Qua giù si trova un pezzo stella. Qua giù si trova. Ah, pietra solare, wow. Si trova un altro pezzo stella, vediamo. No, pezzo cometa. Qua dove si va? Qua c'è un laghetto. Ma non posso usare chef. Ah, eccoci. Di qua dove si va? Di qua si va verso la grotta. Non è dove volevo andare io. Volevo prima vedere se c'era altro da prendere. Mi pare di no, però. Perché se io vado qua. No, ok, non c'è nient'altro. Quindi direi che possiamo proseguire, però come vi ho detto farò tutto nella prossima parte. E mi raccomando, commentate e iscrivetevi. Queste parti, come avete visto, sono molto corte, durano sui 6 minuti, così 7. E mi raccomando, commentate e iscrivetevi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.